L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso». Libro dei Giudici, capitolo 6, verso 12. Credere oltre le circostanze. Nella Bibbia leggiamo questi versi rivolti ad un personaggio di nome Gedeone, che si sentiva debole e scoraggiato. Tuttavia scelse comunque di credere in Dio, riponendo la sua fiducia in quello che gli aveva comandato di fare, proprio come abbiamo letto nei versi succitati. Una delle più grandi armi del nemico delle nostre anime è proprio lo scoraggiamento. Ma bisogna star sicuri che anche l'uomo più debole e spaventato, se si affida nelle mani del Signore, viene trasformato in un uomo forte e valoroso. Dio lo riveste della sua forza e combatte per lui. Perciò poni bene attenzione. Se stai attraversando un momento difficile della tua vita, voglio ricordarti che non sei solo. Il Signore, l'Onnipotente, è con te, insieme a tutto il suo esercito, se soltanto ti affidi a Lui con fiducia. Egli ti aiuterà a portare avanti l'opera sua. Tieni soltanto il tuo sguardo fisso verso il cielo ed esercitati a guardare con gli occhi della fede. Pensa che se hai deciso di seguire il Signore, sei semplicemente chiamato a servirlo. E il compito di un servo è quello di ascoltare la voce del suo padrone ed obbedire. Ciò che conta davvero è sapere che in ogni momento Dio è con te e ti sostiene. Mentre ti abbandoni a lodare il suo nome, il Signore stenderà la sua mano e ti aiuterà, fortificando così il tuo cuore.